Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Ma perché? Perché sei affanculo? Oh, bello, perché buongiorno deve essere sempre così. Questo è fa. Ma questo Se fa. fa. Levate questi cauciucci. Levate, Ah! porca maiata. Aia! Ah! Mi fai male, adesso basta, mi è stufato. Mi è proprio stufato. Adesso vieni davanti al mio avvocato. Sì, la puta. Va. Vado all'avvocato, Tom, ho va. chiamato l'avvocato. Levati Dio campo No! della donna, la trippa Ti denuncio. qua. Ah! Ti denuncio davanti al mio avvocato adesso. Adesso parla col mio avvocato, forza. Parla col mio avvocato, forza. Vattene, di coglione Parlaci! col cocotto! Che mazzo che È l'avvocato! è! Vattene, mi frega È il niente, mio va bene, avvocato! basta che Adesso che puoi denunciare! È stufato con queste maniere forti. ti Del viene tu. pennello, allora prendete così, vi fate un bel pennellino, capito? Così fammi con un pennello, ma senti un E po', mannaggia che risposto, vattene! ma un pennello, Questa è del cane. un pennellino, Mannaggia il bamboccio. ma il pennellino non ti piace? No! Che ti piace? Che ti piace? Un po' di cogliumo E piace. poi Mannaggia la madre del gallo. pure no, la madre del gallo no, poraccia però, eh. Hai fatto sta cosa? Non ti fai mai i cazzi degli altri, è logico. Ma smetta, Federico, porto giù, mi hai detto niente. Ti ho detto chi l'ha comprato? Sei stato zitto. Me l'hai portata, me l'hai lasciata dentro il tavolino. Che cazzo sono da fare? Ma perché So che sei so un po' sordo, ma secondo vaffanculo, cammina, fammi sto. Se la spesa nella Ah, tua. te ne vuoi di un'altra? Se la spesa nella Come, tua. sei stata Se la brava? spesa. Chiedendo il permesso ai proprietari, e lo si fa innanzitutto in estrema sicurezza attraverso Non mi appunto sento delle proprio bene, mi misure sa che che favoriscono anche la arrivo a conoscenza rompicoglioni. comunitaria. Mi sto Queste trasformando. ecologiche si sono preservate nei secoli, per cui le specie botaniche La porchetta. E quel ragazzo là si è sbagliato sacchetto. Eccolo! Grandissimo Manuel. Scambio di porchetta, speriamo che non ci vedano. Stiamo a spacciare la porchetta, eh. Occhio, grande. Guarda quanto è felice, eh? Guarda che faccia felice, Un cazzo. perché c'è la porchetta, eh? Oh, eh? Oh no, da lui 10 grammi è di porchetta. È Poi una manca la mani per niente. la terza fetta di pane. Va qua ancora, va. Guarda la porchetta, arcresce la porchetta. Guarda che lavoro, guarda, non sarà troppo, no? Oh. Che col telecomando, stiamo sopra il tavolino, l'ho levato, ah, Quanto sei. Cioè, però sto telecomando è matto. Cioè, da me prima uguale, te lo giuro. Cioè, l'avevo messo lì e lui è uscito, è andato a fare una passeggiata. Si vede che adesso è fuori piove e è tornato. Cioè, ma sto telecomando è proprio. Ma tu sei scemo, l'hai preso tu, l'hai preso. No, no, ma il Sì, telecomando. qua sono venuto di là e tu l'hai preso di lì. No, ma il telecomando che è No, impazzo. no, no. Dammi retta a sto Beh, telecomando. adesso Dammi retta a andrò sto telecomando. io qua tu. Ce l'hai presi tu. Ma trova una pulcina tu. Fermati, Dio. Oh! Trova una E pulcina, guarda ora sto come fermo. vedi. Comunque si telecomandi. Sul Oh, lettino. fermati, Federico. Ma sul letto, E no? ora sto fermo. Ma sul lettino. Zampate? Vanno sul lettino un pochino, là. Vacci tu. Va sul lettino, là. Mannaggia il culo di strada. Diverse località per timore di ulteriori sfruttamenti. La corrispondente Barbara Gruden. Chi ha provato? Buono, buono. Che è uno, un cane? Buono, buono. Figlio della mignola. Come? Cane, buono, buono. Questo è un cane, figlio della mignola. Ma non mi hanno scattato quattro. Collasso, martellizza la rotta nazionale. Mi fonte che sta fare per me, fa fa che tu fai qui, ma non pensa che mi fanno. Sono al telefono, vado a rispondere, mi fanno fa. Eccola, eh? Oggi ci riposiamo? Fortuna ne so io di qui con te, eh? Un po' malaticcio. Ma le pancia. Ti conduco a 2 mesi. Oh! Ma tu sei male.
Ma allora sei scemo. Ti viene da ridere. Ti pino tutto per uno intelligente, invece sei proprio un imbecille. Cioè, lei fa forza, Mandone. Sarà un imbecille, sì o no? Ma smetta, che ti ha fatto? Ma come che mi ha fatto? Come che... Mettiamo uno intelligente con l'accendi gas e mi viene un torpello di braccia? Un pellino, ma brucia un pellino, ce n'è tanti, capire. Ah, sì? E fate, fate cosa tu? Io ce l'ho. E tu ce l'hai, ma si pia poco un pelle, scotta. Ma smettala, scemo! Che parole, sempre queste parole. Ma come sempre queste parole? Facete la persona seria allora. Ma è una cosa seria questa, sono stati sboscati. Mi viene un'altra colla. Ma perché ce ne troppe? Torpelli di braccia? Mamma mia, con sto pelo dovrà anche levare, non sempre il pelo, se va a 93 anni e crede che anche il pelo, guarda che pelo che c'ha. Guarda che pelo che c'ha. Ma sta zitta, fammi il pelone. Pelone l'africano. Sì, pelone. Ma quando l'hai fatti sti capelli? L'ho fatti l'altro ieri. Ma te li volevo fare io? E come no? E io voglio fare i capelli da te. E sono scemo. Se arriviamo a 100.000 su YouTube, volevamo fare un taglio dei capelli. Che facciamo? Taglio tu, sti ciucci. Hai capito che ha detto? Che c'è tutto per anno. Dai, se arriviamo a 100.000, tagliamo i capelli. Fermati. Che danno su YouTube. A me mi frega niente, può arrivare anche a milioni. Se potevo pensare, vediamo un po' se siete attivi. Via. Ma quando si sveglierà anche stronzo nucleare, ma dai la capa, ma la capa, come mai? Guardate dove sono venuto, perché nell'unico teatro improvvisato gratis e aperto a guarda. Filippo, ma come si sta a comportare all'inizio? Male. Non sarò che sto arrivando. Male, meno a tutti come al solito. Adesso gli ricaderà a fanculo, si imposta dritto fritto misto, antipasto misto, botte. Però no, scusa, uno non ti può lasciare da solo. No, la sopra di cazzo. Ma un discorso così. Fermati! Ti ho fatto tutte le magliette. Cincillà. Sei proprio spaziale, sei proprio un cazzo spaziale. Ma dove? Via! Ma questo è là. No, ma... Filippo, ma un po' controlla un attimo. È morto il cincillà. È morto il cincillà. Andiamo a finire. Dani! Salutalo! Ma chi è? Come chi è? Chi è? Dani! Ma chi? Daniele Foto? Chi è il macellaio? Ma è Dani Pedrosa! Motociclista! Mamma mia! È vero! Ma come non è vero? Beve meno la sera! Beve meno la sera! Allora te lo dico subito! Filippo, aspetta! Va bene, te lo dico subito! Dani Pedrosa, grande, grandissimo. E tu piccolo, c'è la testa piccola tu. C'è anche il viso e spalletta. Ciao Dani, com'è? Fermati con questo mano. Sì che riconosce Dani, Dio ma buono. Non è vero. Ma come non è vero? Guarda bene, dai. Ha fatto la catarata, non vede? È Guercio. Scusa Dani, come stai? E vorrò vedere quando avrai 93 anni tutto tu. Tutto bene? Tu già ci arrivi. Grazie. Persone strane si incontrano durante la giornata. Io veramente, cioè... Bruttissimo. Madonna. Mamma mia, leva. No, leva, perché... No, parlavo di te. Lei è un angelo. È bella Assisi, raga. Guardate che bello. Pazzesco, posto pazzesco. Chi sei in macchina? Una scozzese? Ora vi farò vedere un posto magnifico, una vista stupenda. Siete pronti? 3, 2, 1. In una stanza super segreta, non vi posso svelare dove, perché c'è un tesoro, vero Lu? Sì. Lui è Luca, io sono il suo testimone di nozze.
Mamma mia, oh ragazzi, pazzesco. Quanto è bello, eh? Perché lui è un po' timido, non si vuole mai far vedere. Siamo amici da quanto, lui? Da 15 anni. Ma forse anche più. Anche qualcosa meglio. 25? 25 anni. Vai, 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 mettilo. Stasera friggiamo, mangiamo. Famo proprio i pazzi stasera. Com'è? Secondo me? Ragazzi, secondo voi va bene sta friggitrice così? Boh, e ci stanno i bigattini dentro? Eh? Oh! Arsughe? Ma è meglio un bel tramonto o una visuale così? Ditemelo voi. Boh. Soprattutto quelle lì, le mie salsiccine, se... Come cantare?